Benvenuti a un nuovo video tutorial sulla programmazione web nel 2018. In questo video parliamo di JavaScript, in particolare del concetto di closure. In JavaScript ogni funzione, blocco di codice, script ha un oggetto associato conosciuto come ambiente lessicale. Tale ambiente è composto da environment record, un oggetto che contiene come proprietà le variabili locali e altre informazioni come lo sys, che approfondiremo in un tutorial a brevissimo, un riferimento all'ambiente lessicale esterno, quello esterno al blocco di codice corrente. Esempio, una variabile globale definita quindi globalmente in uno script, quindi non all'interno di una funzione, va a costituire l'ambiente lessicale globale nel momento in cui viene definita nel codice. Funzioni sono processate quando viene creato un nuovo ambiente lessicale, quindi se una funzione viene definita globalmente, l'ambiente lessicale si riferisce allo script. In questo modo possiamo chiamare una funzione prima che questa è stata definita. Quando una nuova funzione viene invocata, viene creato un nuovo new function lexical environment. In questo lexical environment vengono salvate tutte le informazioni necessarie alla funzione. Quando il codice vuole accedere ad una variabile, la cerca prima nell'ambiente lessicale più interno, altrimenti in quello esterno e così via fino alla fine della catena. Vediamo un esempio. Abbiamo una funzione saveBy che prevede come parametro due parametri, vede due parametri, first name e last name. All'interno di questa funzione è definita un'altra funzione, quindi una funzione locale, getFullName, che non prevede parametri. Quindi è una funzione innestata, che accede però ai parametri della funzione in cui è inserita, quindi all'interno di è inserita la funzione getFullName, è stata definita locale alla funzione sayIBy, e pertanto accede ai parametri della funzione sayIBy, quindi accederà a first name e last name e li potrà ritornare. E quindi poi fuori chiaramente potremo andare a fare alert hello di getFullName, alert di by di getFullName. Vediamo un'altra funzione, makeCounter, in questo caso la funzione makeCounter restituisce un'altra funzione che ha accesso al contatore di makeCounter e effettua anche l'incremento di tale contatore. Quindi all'interno di makeCounter viene definita una variabile count, una variabile locale, quindi locale alla funzione makeCounter, quindi non visibile all'esterno della funzione makeCounter, ma è visibile all'interno di questa funzione che è stata definita localmente a makeCounter, quindi con return function, quindi viene return praticamente questa funzione, restituisce una funzione che restituisce a sua volta count più più. Quindi la funzione che viene restituita ha accesso alla variabile count dell'ambiente lessicale esterno. Quindi come definiamo una funzione di questo tipo? Inizializziamo makeCounter, poi chiaramente, dato che non ci restituisce un valore, ma ci restituisce una funzione, chiaramente per incrementare il nostro contatore dobbiamo dire counter, eseguire il risultato della funzione, perché il risultato della funzione è a sua volta un'altra funzione che quindi va invocata. Quindi invochiamo count una volta, quindi parte a 0. Invochiamo count un'altra volta e quindi arriva a 1 e poi via via a 2, 3 e così via. E se invochiamo la funzione makeCount più volte, ogni volta vengono creati diversi ambienti lessicali indipendenti. Quindi se inizializziamo makeCounter con counter 1 e makeCounter con counter 2, questi due counter 1 e counter 2, l'invocazione di queste due funzioni crea due ambienti lessicali indipendenti. Pertanto, quindi, quando chiamiamo
counter 1, 0, counter 1 un'altra volta, 1, chiamiamo counter 2, riparte da 0 perché è un ambiente lessicale indipendente. Parliamo ancora un po' delle funzioni in stat, quindi delle funzioni che restituiscono delle altre funzioni. Per esempio questa funzione somma che restituisce la funzione che prevede come parametro b, restituisce a più b, quindi chiaramente la funzione interna ha accesso al proprio parametro b, ma essendo questa return function, essendo stata definita all'interno di sum di a, quindi qui chiaramente qui c'è un pezzo che manca, essendo stata definita all'interno di funzione b, stata definita all'interno di sum di a, ha accesso sia a b ma anche ad a. Una funzione di questo tipo si richiama in questo modo particolare, visto che è necessario passare un parametro a a sum, un parametro b ha la funzione che viene ritornata, occorre scrivere quindi come se ci fossero praticamente come dovessimo passare i parametri uno alla prima funzione e uno alla seconda funzione. Quindi facciamo un esempio di questa particolare funzione che restituisce un'altra funzione. Ok, quindi qui chiaramente c'è il commento da togliere. Ok, quindi praticamente una funzione definita in questo momento si definisce con sum, poi prima passiamo i parametri della funzione più esterna e poi passiamo i parametri della funzione più interna. Chiaramente sum di 2 e 3 restituirà 5. Adesso chiaramente dobbiamo fare console.log. Ok, e così via. Ne abbiamo parlato tanto che il titolo della funzione si chiama closure, ma non abbiamo ancora detto che cos'è effettivamente questa closure o queste closure. Una closure è semplicemente una funzione che ricorda ha accesso alle variabili esterne, quindi inserite nel contesto esterno. Quindi vedete la funzione creata all'interno di un'altra funzione ha accesso alla funzione più esterna, alle variabili della funzione più esterna o ai parametri barra argomenti della funzione più esterna. Diciamo che in JavaScript alla fin fine, tutte le funzioni sono closure. Si salvano infatti automaticamente l'ambiente lessicale esterno tramite il quale possono accedere alle variabili esterne. Grazie per averci seguiti, ci vediamo al prossimo video.